Oh, video di fine partita. Subito, vado subito da Matteo sempre, perché è lui il personaggio cult, è Matteo, quindi Matteo ci deve dare... Guardavo che si vedono le mutandine di Vittoria. Dopo inquadriamo anche quelle, quindi... Così. Allora, 5-0. Beh, una spalla meravigliosa, fantastica, sono molto contento, 3 punti che ci servivano, un applauso dei Rossi e alla squadra che ha giocato davvero bene. 5 gol, a memoria non me li ricordavo. Sono molto contento, dai, adesso speriamo di ripeterci col su tiro perché sarà tutt'altra partita. Il Cosenza mi aspettavo qualcosa di più, devo essere onesto, ma la Spal è stata bravissima, un atteggiamento che invocavo da tempo, Maestro e Dickman davvero fenomenali oggi. Qui siamo con Maurizio Livari. Fratelli e sorelle, le. 5-0, no. E quando andrete a casa il vostro bambino, fate una carezza e dite che glielo manda la spalla, la. Ciao a tutti. Maria Vittoria, guarda che bello lo sfondo match. Cosa posso aggiungere? Bellissima partita, finalmente. Poi sono fan di De Rossi, lo possiamo dire, l'abbiamo già detto. Oh, ti piace, lo dico. Vabbè. Quindi sono contentissima, finalmente una bella squadra, una bella partita. Speriamo che sia una bella ondata di positività per tutte le prossime partite. Poi abbiamo Nicola. Allora, intanto siamo galvanizzati oggi, però volevo invitare, Andrea vieni qua, lui è il nostro nuovo collaboratore, Andrea, ed è di Roma. Quindi ecco, è un commento autorevole. Commento su De Rossi. Purtroppo non sono parziale, sono parziale, De Rossi io lo vorrei alla Roma. Adesso tu sei un romanista acquisito. Tu devi fare Spal per forza. Esatto. Io adesso sono Spallino. Bravo. Ecco. No, comunque grande partita, ovviamente immagino, l'abbiamo già detto, l'avete già detto tutti. Insomma, umore alle stelle, per cui a questo punto dovevo guardare lì, vero? Sì, guardo lì. Vogliamo assolutamente un'altra vittoria, non dico un 5-0, ma insomma un'altra vittoria anche con la partita. Ma l'appetito mangiando, però. Esatto. E vabbè, ci accontentiamo di un 2-0 per sabato prossimo, però credo che abbiamo imbroccato la strada giusta, quindi sono molto fiducioso, credo lo siano tutti, e oggi Ferrara è una città felice sicuramente. E ci vediamo con? Vabbè, sabato ore 14, sempre su Telestense, match, ormai lo sapete, quindi appuntamento da non perdere. Gara col Sud Tirolo ovviamente. Molto impegnativa. Quindi oggi siamo divertiti, guarda che siamo sorridenti oggi. Allora, visto che oggi avevamo cabina in collegamento da Catania, invece la prossima volta magari portiamo uno strudel magari, esatto, per collegarci mentalmente. Per mangiarci. Sul Tirol, va bene? Grazie. Alla prossima. Comunque partitissima. Dalle retrovie anche Sonia. Alla prossima.